Marco, dove eravamo rimasti? Iniziamo così questa intervista. 3 gol e 19 presenze in campionato. Niente male, come prima stagione in Serie A, anche se da giovanissimo avevi già esordito nel massimo campionato. Sì, diciamo che fino adesso sono soddisfatto di quello che ho fatto. Diciamo, il girone d'andata è andato molto meglio, poi ho avuto un piccolo infortunio alla caviglia, quello mi ha un po' condizionato. C'è tanta voglia di ricominciare, già col Milan sicuramente sarà una partita molto importante e tosta. Mister Liverani ha detto in fin dei conti a noi questo calendario, almeno per l'inizio, non ha cambiato tantissimo le carte in tavola perché c'è subito il Milan di lunedì, poi dopo pochi giorni di venerdì la Juventus. Magari ripartire proprio con un gol contro i rossoneri. Sì, sarebbe stupendo. Diciamo che in tanti mi chiedono di questo gol. È stata sicuramente un'emozione incredibile perché è arrivato alla fine e questo sta a significare che comunque siamo una squadra che non molla mai. Sappiamo che soprattutto le prime due partite sono veramente dure, saranno veramente dure e quindi ci stiamo preparando per affrontarle al meglio. Sarà importante ripartire con il piede giusto, con il Milan. Sì, sicuramente, perché teniamo conto che sarà come un mini campionato e quindi partiamo tutti da zero. A proposito di mini campionato, sarà importante arrivare fisicamente preparati. Tu come stai? No, fisicamente mi sento bene. Durante la quarantena ho lavorato tanto e mi sono fatto trovare pronto per questo inizio, come l'hanno fatto anche i miei compagni. Diciamo che come condizione fisica stiamo tutti bene. Mister Liverani qualche giorno fa ha detto dovremmo essere bravi a cambiare sia dall'inizio che in corsa. C'è l'eventualità quindi di una possibilità di un cambio di modulo. È una soluzione che esalterebbe le tue qualità, Marco? Sì, perché facendo il quinto di centrocampo avrei sicuramente più spazio per attaccare e per inserirmi. Stiamo lavorando per varie situazioni, quindi siamo pronti per qualsiasi esigenza che ci chiederà il mister. Com'è il morale nello spogliatoio? Avete avuto modo di parlare con i compagni di questo nuovo inizio, di questo mini campionato? Sì, abbiamo parlato fra di noi, c'è tanto entusiasmo per ricominciare. Sappiamo che sarà molto, molto difficile perché comunque si giocherà ogni 3-4 giorni e quindi sarà importante curare ogni aspetto, dall'alimentazione, dal riposo e anche fisico. È una cosa nuova, però come è una cosa nuova per noi, è una cosa nuova per tutti. E noi ci appresteremo a affrontare nel miglior dei modi. È un campionato che può stravolgere gli equilibri. Sì, sicuramente sì, perché comunque si giocherà con temperature elevate. Come ho detto prima, è una situazione nuova e quindi non sai a cosa vai incontro. Quindi secondo me i minimi particolari possono fare la differenza. Conteranno più le gambe o più la testa? Direi un 50-50, perché sicuramente la testa vuol dire tanto. Bisogna stare bene mentalmente, ma anche e soprattutto bene fisicamente. Quanto è importante in questo mini torneo imporsi con la propria idea di gioco? È importante arrivarci con un'idea chiara? Sì, noi sappiamo qual è la nostra identità, sappiamo cosa ci chiede il mister e quindi cercheremo di mettere in campo quelle che sono le sue idee. Secondo te, le squadre della seconda colonna sono tutte implicate nella corsa salvezza? Sì, secondo me dal Torino in giù siamo tutti in lotta per la salvezza, quindi può essere anche un fattore positivo perché più squadre ci sono e meglio è. Come sarà giocare con le nuove regole? Niente abbracci, niente esultanze, stadi vuoti o semivuoti, poi dipende se ci sarà la possibilità di un ingresso contingentato. Ci hai pensato? Sì, secondo me bisogna lavorarci soprattutto mentalmente perché comunque non hai la spinta del tuo pubblico e sei da solo con i tuoi compagni, quindi la forza ce la possiamo dare a vicenda tra di noi e anche il fatto di non poter esultare, abbracciarsi, quello è molto difficile perché comunque quando fai gol ci sono dei momenti che non fai fatica a capire cosa sta succedendo, no? Quindi bisogna essere anche bravi un attimo a gestire questa cosa.
Per voi era molto importante il supporto del pubblico? Sì, sicuramente, perché comunque nei momenti di difficoltà ti sono vicini, ti aiutano, ti danno quella spinta in più, però noi sappiamo che scendendo in campo comunque ci sono tante persone che anche se non sono lì, comunque magari dalla TV o dalla radio ci seguono e ci stanno vicini a modo loro.